Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi, anche se c'è un tempo davvero orribile ragazzi, perché c'è un'aria freddissima davvero, ma proprio fredda fredda fredda, tra l'altro lì in alto ha anche nevicato, quindi non mi aspetterei, non mi stupirei se dovesse nevicare. Ho deciso di andare al mercato, sono qua attaccata alla stufa perché fa freddo ragazze, intanto io mi scaldo sempre con le manine dietro la schiena, che non so se riesco a farvele vedere, eccole qua, che mi metto sempre qua. Pensate che una volta addirittura mi sono incollata alla stufa, un male esagerato, ma va bene, oggi non è il caso di farlo e di rifarlo. Comunque adesso vado a bere il caffè, ho già fatto anche la lavatrice e voglio prendere al mercato un paio di pantaloni e anche il pollo e le patatine, quello sicuro. Infatti ditemi se non sono stata brava, adesso finalmente ho la lavatrice vuota perché ho già steso tutto, che tra l'altro voglio trovare anche adesso che mi ricordo un cestino per le mollette della casa. Questa qua era una cassetta che c'era dentro le ciliegie, l'unica cosa che devo assolutamente prenderne una perché mi sta facendo davvero schifo sta cassettina di mollette. Ho già preparato la borsetta, adesso mi sono già vestita io, mi mancano solo, queste sono le mie ciabattine che tra l'altro le adoro, le ho prese all'acqua e sapone, sono un po' piccole però ragazze riesco a tenerle, dopo un po' fanno male ma amen. Adesso mi sono già cambiata, borsa pronta, manca il caffè e usciamo. Finito anche il caffè ragazzi e adesso ovviamente usciamo finalmente, anche perché è uscito anche un po' di sole, wow. Xinona, niente, ah eccoti, arrivati al mercato. Pantaloni che dicevano erano proprio questi, però erano tipo rosa ma fatti così con il coso leopardato di fianco e ovviamente la fortuna vuole che non ci sono. Vediamo cosa prendere. Arrivata a casa ragazzi, adesso voglio farvi vedere i pantaloni che ho preso perché sono super super contenta dei pantaloni che ho preso. Ne ho presi due paia, costavano 5 euro l'uno, era tutto 5 euro, cioè ragazzi, a mia vita, my life, wow. E adesso ve li voglio far vedere, poi ho preso il pollo e le patatine ovviamente, perché oggi a mezzogiorno arriva Cri a casa e quindi mangiamo insieme. In questo sacchetto ho speso 10 euro in tutto qua e ho preso, ma neanche le patatine normali, stavolta ho voluto prendere le faccine, ho preso un sacchettino e poi un polletto, così adesso a mezzogiorno pranziamo. E adesso vi faccio vedere i pantaloni che sono qua dentro, già ve li faccio intravedere, sono wow! Che tra l'altro mi piace tantissimo quella bancarella, speravo di trovarli rosa, ma rosa non li ho trovati, li avevo visti l'altra volta, ho un capello davanti alla faccia che mi dà fastidio. Ma stavo dicendo che l'altra volta li avevo visti rosa, ma non li avevo presi perché avevo preso qualcos'altro. Stavolta sono arrivata e quelli rosa non c'erano, ma li ho presi tutti e due neri ma non uguali, guardate che meraviglia. Poi il nero è il classico, semplice, mi mancavano e sono stupendi, sono super contenta. Da-dan, 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 da-dan. Eccoli! Eccoli, un paio sono questi, che sono belli pesantini, semplici, neri, ma con dall'anca fino alla caviglia scende una sigaretta e hanno tutta questa fantasia leopardata che c'era sia sul marrone che sul grigio. Io ho preferito il marrone perché sapete che io amo il leopardato, anche se ho pochi vestiti leopardati, ma wow, mi piace troppo. E dietro sono neri, semplici anche dietro, ma dietro non hanno la fantasia leopardata sui lati, sono semplici neri e mi sono piaciuti tantissimo. E adesso vi faccio vedere gli altri che sono tutti neri, ma vi faccio vedere una cosa. Allora, praticamente questi qua, anche questi 5 euro sono costati, sono molto ma molto più pesanti degli altri, sono classici neri e anche questi scendono a sigaretta, ma la particolarità che mi è piaciuta è sulla vita, guardate come sono fatti, cioè
Ragazzi, sono semplici, io li trovo molto eleganti. Fatemi sapere quali preferite tra questi qua leopardati e questi qua. Questi qua sono i miei preferiti in assoluto, anche se il leopardato mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccolina. Ma guardate che meraviglia! E anche questi dietro sono semplici, neri, ma li vedo molto eleganti, con un paio di décolleté neri sotto, un tacchettino nero, o un body o una camicetta bianca con una giacchetta nera. Secondo me faccio un figurone, guardate che meraviglia, e anche questi 5 euro. Sono troppo contenta dei pantaloni che ho preso, spero che vi piacciano, perché io ho, come a me piace sempre quando acquisto, diciamo, l'abbigliamento, vado sempre sul classico, però ogni tanto mi piace osare. E dadam, ho preso il leopardato. Mi dispiace solo che non posso farvi il try on haul, ma prima o poi me li vedrete indossati, magari anche su Instagram o qua nei vari vlog. Non di certo in questo vlog, perché come vi ho detto prima, sono nel periodo di noi donne che odio tanto. Infatti ho degli sfoghi in faccia proprio dovuti al ciclo brutto brutto. Adesso è quasi mezzogiorno, sono di preciso le 11:45, eccole lì. Infatti adesso vado a preparare la tavola, perché a mezzogiorno finisce il Christian di lavorare e di solito non arriva a casa lui. Lui si prepara i pranzi in pausa pranzo, appunto, scusate il gioco di parole. Ma oggi, avendo il pollo e le patate lì, insomma le faccine, non può non venire a casa. Ha detto vengo a casa a mangiare, quindi mangiamo insieme. Sistemata la tavola, preparato tutto, e lì ho preparato il piatto per lui e ha le sue faccine con il petto di pollo. E questo è il mio piatto, dove io mangerò tutto il resto del pollo e poi le faccine. Buon appetito! Finito di mangiare, ragazzi, come sapete ovviamente dopo il pranzo ci vuole assolutamente il caffè. Infatti io mi sono fatta il mio caffè lunghissimo, tra l'altro a sto giro, lui l'ha già bevuto e si è mangiato anche il suo tiramisù che ho fatto ieri, che se volete la ricettina fatemi sapere il video del tiramisù che ve lo faccio volentieri. Quindi adesso lavo i piatti, sistemo due cose, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, adesso ho appena messo anche in lavatrice i pantaloni nuovi, così li do una lavata, logicamente li ho provati e sono super, però ripeto, ve li farò vedere o su Instagram o magari in un prossimo vlog o magari qua, mentre li indosserò, perché sono nel periodo bruttino di noi donne. Comunque adesso lavo i piatti e poi devo assolutamente ritirare la roba e mi vado a riposare anche un 10 minuti, facciamo mezz'oretta. Mi sono addormentata e sono arrivate le 16 del pomeriggio, quindi direi prima di tutto di farci l'ennesimo caffè, che in teoria è il terzo della giornata ed è anche l'ultimo. Oggi ne ho bevuti 3, di solito ne sto bevendo 2 al giorno, però adesso ne voglio bere un altro. Cioè l'ho bevuto stamattina a colazione, dopo pranzo e adesso a merenda, cioè non va bene troppa caffeina, Kati. Però devo dire che questo è l'ultimo, il terzo e l'ultimo della giornata, e da domani riprenderò a berne 2. Incrociamo le dita. Voglio proprio vedere se mantengo quello che ho detto. Accendiamo la macchinetta, intanto andiamo a prendere il caffè in frigo, che poi voglio portarvi in camera da letto, che vi faccio vedere tutta la mia collezione, la mia makeup collection che vi avevo promesso, e oggi ve la faccio vedere. Intanto prendiamo, sono finiti anche i cucchiaini, quindi adesso andiamo a prenderli. Sono andata a prendere nello scolapiatti tutte le posate asciutte, adesso le mettiamo tutte a posto e ci facciamo il caffè, che tra l'altro mi avete scritto in tanti, appunto come vi dicevo prima, che volevate vedere la mia makeup collection. Adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che ho, sia nei cassetti che nella cassettiera, appunto tutti. E ragazze, devo dire che i fondotinta, cioè ne ho, ma mi sembra di non averli, perché uno è troppo chiaro, uno è troppo scuro. Ho comprato le gocce per modificare i fondotinta e sono tra l'altro diversissime, perché sono troppo chiare e quindi ho sbagliato, devo riprendere a cercare le gocce e prenderle ovviamente più scure. Ma tanti di voi mi hanno consigliato quelle della Essence, quindi vediamo un po'. Facciamoci il caffè e poi andiamo di là a vedere nei trucchi. Allora vi spiego, questa è la postazione, però all'interno di questa cassettiera, che è tutto provvisorio come vi ho detto varie volte nei vari vlog, in qua ho il make up e lì ho skincare e
pochette, tutto quanto, quindi non sto neanche a farvi vedere. Vi voglio far vedere qua dentro, ho organizzato il make up, più questo che sono tutti i prodottini tipo pennelli che devo lavare, i mascara che utilizzo, sia questo di Maybelline tra l'altro che mi piace tantissimo, che è il Sensational, che il primer per le ciglia. Qua ho varie maschere per le labbra, burro cacao, matite nere, poi per le sopracciglia che ultimamente non sto neanche calcolando perché devo dargli forma e vita propria, e qua ho altri pennelli viso e occhi, e questi diciamo che anche nel cassetto ho altri prodotti per le sopracciglia, ma questo è quello che uso quotidianamente, tra virgolette. Tra l'altro ho appena lavato, ma non mi è venuta bene la spugnetta, questa qua è la mia preferita di Real Techniques che adoro. Poi nel primo cassetto ho organizzato così, prima vi faccio vedere dentro in quelle pochette che ho preso, era un set dove le vendevano questa all'interno, quella più piccola all'interno di quella grande, e le ho prese da acqua e sapone, erano costate non mi ricordo se 3 euro 5 euro, comunque tutti e due, di cui ho messo in questa prima pochette tutti i miei fondotinta. Queste erano e queste intendevo prima, che vi dicevo delle gocce del fondotinta per mixarle, scurirle, le ho comprate troppo chiare. Comunque ho tutti i miei primer viso e i fondotinta, e poi nella seconda pochettina ho tutte le mie ciprie, ovvero due, cioè sono proprio con il make up bisogna darci una svegliata perché sono proprio ridotta male, proprio ho pochissima roba per i miei gusti. E qui invece ho tutti i miei correttori, di cui sono andata in fissa tanto con quello di Catrice e con quelli di Essence, anche se devo dire che questo qua di Urban Decay mi piace tanto, lo Stay Naked, ma costa talmente tanto che finirlo mi viene male, però va bene. Invece in queste due scatoline che le avevo rimesse lì, adesso le ho rimesse a posto, ho piegaciglia, le mie matite nere con i vari temperini, qua ho uno scotch che tra l'altro è di Cree, non so neanche cosa ci faccia qua, ma vabbè, lasciamolo qui, magari ci sarà un motivo e lo scopriremo. E qua ho tutti i miei mascara preferiti, di cui quello in assoluto e imbattibile è quello di Maybelline che vi ho fatto vedere prima, ma qua ho anche tutti gli altri, tipo quelli di Revolution, CN, Essence, e poi Ombia Cosmetic, comunque vari mascara. Nel secondo cassetto invece ho la parte ancora viso per quanto riguarda il contouring, blush e highlighter, di cui ho qua tutti gli illuminanti, che tra l'altro è il mio preferito, ragazzi, l'ho ridotto come non mai, che è questo qua, il Jolly Highlighter, che faceva parte del Jolly Kit in collaborazione con Deborah Fully con Cosmify. Guardate come l'ho ridotto, è il mio preferito, però è un po' oro, poi va a seconda dei gusti. L'ultimo arrivato è questo qua di Makeup Obsession, poi amo tanto questo qua, ma è molto chiaro, questo è proprio per pelli chiare chiare chiare, poi ripeto va a gusti, di Revolution, che anche questo è super, ed è il Ice Diamond Highlighter, fantastico. Qua invece ho tutti i blush, di cui il mio preferito che ho quasi finito, che è questo qua, cioè guardate ragazzi come l'ho ridotto, di Wet n Wild della linea Color Icon, ed è nella tonalità Pearlescent Pink, è leggermente satinato ed è anche leggermente tutto rotto. Guardate come l'ho ridotto, cioè una vergogna, lo uso sempre. E poi qua ho palette viso, di cui ho tante di Revolution, queste qua tutte di Revolution che trovavo nelle varie mystery bag di Pink Panda, questa qua di Revolution in collaborazione con Petra, che è fantastica perché ha 4, c'ha 8 cialde in tutto, di cui 4 di bronzer e 4 di illuminanti, la palettina di Astra, le palettine di Astra, di cui anche questa ragazze mi è caduta appena l'ho comprata, quindi un illuminante della palettina Glow Garden di Astra, che è l'ultima uscita. Non ho potuto usarlo perché mi si è rotto, cioè davvero ragazzi, mai una gioia della serie. E qua ho i miei bronzer, di cui l'ultimo arrivato è questo qua della linea I Love Revolution Coffee Bronzer nella tonalità latte, che ragazze, a parte il pack che è formidabile, ma ragazze, cioè tanta roba, l'ho usato già 4 volte da quando l'ho preso. E invece la mia preferita, ma della vita in generale, è la matte bronzer di NYX. Io la utilizzo nella colorazione Light Clair
anche questa, lo specchietto, e ragazze, c'ha già un buchino, beh certo, è quella che uso di più di tutti se devo scegliere un bronzer, anche quando vado veloce o mi dicono scegli un bronzer tra tutti, ne posso avere qua mille, ma lei è sempre la mia preferita e subito dopo viene quella di Revolution. Poi sotto invece ho tutte le mie palettine viso, che ne ho un bel po' e ne ho declatterate altrettante. E qua ho i primer viso, di cui i primer occhi, scusate, di cui il mio preferito in assoluto, che è questo qua di Anastasia Beverly Hills. Poi ho Essence, questo qua che è un must have praticamente, è l'I Love Color Intensifying Shadow Base. E poi questo qua che in teoria non è un primer occhi, ma è un correttore, infatti si chiama Sculpting Concealer, comunque è un correttore più contour e illuminante di Root Cosmetics. Io l'ho preso nella colorazione white perché grazie a Eleonora Mocio ho visto che mettendo sotto una base bianca, anche se ripeto il mio preferito per uniformare le palpebre rimane sempre quello di Anastasia, ma questo lo utilizzo e mi sta piacendo tanto sta tecnica perché con la base bianca risaltano molto di più i colori e va a uniformare tutte le venuzze, tutte le discromie della palpebra. Qua comunque ho tutte le mie palettine viso, di cui la mia preferita è il mio gioiellino, questa qua di Amresi. Poi ho sempre di Anastasia, aiuto se riesco a prenderlo anche la Norvina. Dietro ho Astra, Huda Beauty, se riesco a farvela vedere, ok. Poi ho qua, ho l'ultima uscita di Astra che è fantastica. Ho le Naked, questa invece sembra una Naked, ma no, è di W7 ed è la Pretty Please. Molto carina anche questa palettina perché è su tutti i toni che non riesco ad aprirla con una mano. La, ce l'ho fatta, non ha lo specchietto, ma è anche questa, ultimamente non la sto usando, ma l'ho usata molto molto e tornerò ad usarla sicuramente perché, ripeto, per tutti i giorni diciamo una sorta di Cherry Naked, ecco, e mi piace tantissimo. Adesso non riesco più a metterla dentro, ok. Qua ho le Naked, questo lo sposto dietro così riesco a prenderlo, la Naked It. Poi ho la Naked, questa qua, che è la Naked 2, che tra l'altro anche questa ha delle colorazioni super wow, anche da tutti i giorni, anche questa in base, ripeto, ai propri gusti, ma secondo me anche questa è un'ottima alternativa di palette for all day. Poi ho questa qua di Kat Von D, alcune di Revolution, che sono della linea Reloaded, che mi piace tanto e voglio fare la collezione, le colleziono. Poi abbiamo sempre Astra, Nabla, la mia Cutie Palette. Questa è stata la mia prima palette di Nabla e anche se puzzerà, dovrò buttarlo, si rovinerà, rimarrà sempre nel cassetto solo per il valore che ha ed è stato anche un regalo di Cree. Queste sono le colorazioni ed è super fantastica. Poi, oltre alla palettina di Nabla, che non riesco più a mettere a posto, ok. Qua ho palette di Revolution, tutte le palettine di Revolution che sono uscite della linea Breaker, no, come si chiamano? Breakers, ok. Le Heartbreakers, e quando sono uscite sono impazzite, le ho prese tutte, ragazze. Questa è quella che mi ha regalato la mamma del Cree di Deborah Milano. Ho Avon sotto, L'Oreal, qua ancora Revolution. Queste sono le nuove neon di Revolution che sono fantastiche, ne ho prese due. Questa è la prima palettina che ho preso addirittura della linea Lovely, cioè del brand Lovely, ed è la prima e unico prodotto make-up in generale, non solo di ombretti, ma in generale, appunto del brand, e mi piacerebbe acquistare, anche se adesso ho in programma di fare un mega ordine su Pinpanda perché voglio tante cose di Makeup Obsession, ma anche Lovely non mi dispiacerebbe. E nell'altro cassetto invece ho tutti i miei prodotti labbra, che ragazze ne ho declatterati un po' perché fatemi sapere se sono l'unica, ma ogni tanto io prima di mettere i rossetti vado ad annusarli e ragazzi mi puzzano di prosciutto, cioè fatemi sapere se dopo un po' a voi i rossetti puzzano di prosciutto perché sembra ridicolo da dire, ma è la verità. Poi qua ho sponge per il viso, le mie spugnette viso, il portaspugnette che ho preso della Mio Mare da Lidl che è bellissimo, a forma di gelatino, di cupcake. E queste invece quando le lavo le metto
nella postazione lì, questo lo appoggio qui e appoggio la mia spugnettina così si asciuga, dopo la metto via e questo lo rimetto nel cassetto. E qua ho altri prodotti per le sopracciglia di cui mi sta piacendo tantissimo, grazie anche a questa Eleonora Mocio, l'Unbelievable Brow per le sopracciglia di L'Oreal Paris, che è questo qua. Io ce l'ho nella colorazione, se lo trovo ve lo dico, 108 Dark Brunette, ed è davvero formidabile come prodotto per le sopracciglia. Diciamo che adesso avete visto bene come ho sistemato, ripeto, tutto provvisoriamente, perché poi dovrò prendere tutte le cose. Comunque vi ho già spiegato le mie intenzioni della postazione, cosa voglio fare nel vlog precedente, che ve lo lascio giù nell'info box, perché nel vlog precedente vi ho portato anche sul sito di IKEA e appunto da IKEA a farvi vedere la mia intenzione di questa parete. Adesso vi ho fatto vedere anche la makeup collection che mi chiedete sempre, e poi ripeto ragazze, se avete dei consigli, dei video che vi piacerebbe vedere, anche video trucco, perché ultimamente non ne sto più facendo e mi sto rendendo conto che è una vergogna, perché è la mia più grande passione il trucco e non sto più facendo video trucco, cioè non si può, quindi devo recuperare assolutamente. Io vi mando un bacio per ora. Se avete idee di video, ripeto, fatemelo sapere giù nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Io odio questi ciuffetti. Ciao! Guardate che bello!